La spillatura, come in molti sanno, è quel processo attraverso il quale si confeziona la cosiddetta birra alla spina. Una buona tecnica di spillatura prevede di inclinare il bicchiere sotto il rubinetto dello spillatore e far scendere la birra lentamente e senza interruzioni, fino a quando la schiuma fuoriesce dall'orlo. A quel punto occorre livellare con un colpo di spatola così che la schiuma mantenga la propria consistenza. Come sapete, la nostra azienda, che ha un nome un po' complicato da pronunciare, Cimacunchfarz, questo più o meno dovrebbe essere il modo corretto, ha la propria casa madre all'Einstein, che è una città di circa 20.000 abitanti che si trova nella zona centro-orientale della Germania, nella Renania-Palatinato. Comunque sia, essendo tedeschi, l'arte della spillatura è per noi, e metto ovviamente il noi tra virgolette, una cosa nota e di facile gestione. Ma altrettanto nota è per noi la gestione, in questo caso non proprio facilissima, delle spillature, cioè di quei minuscoli forellini che affiorano sulla superficie ceramica e che penetrano i vari strati della piastrella, lasciando spesso scoperti i livelli più profondi. Un problema che può essere visibile già in fase applicativa, ma che in diversi casi permane anche dopo il ciclo di cottura. Ed ecco quindi che l'argomento che proveremo ad affrontare oggi, tra una birra e l'altra, riguarda proprio le spillature superficiali. Cercheremo di individuare le cause del problema, indagarne i meccanismi ed offrire, come di consueto, qualche suggerimento utile a prevenirne la comparsa. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili, la chimica in ceramica. Partiamo dunque dall'inizio. Il processo produttivo ceramico, dopo le prime fasi legate alla formatura della piastrella e i successivi step che si susseguono in linea di smalteria, quindi dall'applicazione di engobbio o smaltobbio fino alla stampa digitale, prevede di norma un'applicazione di graniglie o smalti di protezione finale che possono raggiungere, in alcuni casi, quantitativi e dunque spessori di non poco conto. Se chiaramente non si rispettano i corretti parametri di processo, tale applicazione finale, che avviene appunto prima del ciclo di cottura, può talvolta produrre diversi ordini di problemi che sono in grado di compromettere la superficie ceramica sia sul fronte estetico che sul piano tecnico. Tra le varie difettologie che possono manifestarsi dopo l'applicazione, l'affioramento di forellini o spillature superficiali, che possono essere localizzate o uniformemente distribuite sulla superficie, è certamente la più frequente. Le ragioni alla base del problema possono essere molteplici e vanno di norma ricercate non solo all'interno dei forni, ma anche e soprattutto nelle fasi che antecedono il processo di cottura, in modo particolare lungo la linea di smalteria. Fatta questa premessa, proviamo quindi ad evidenziare i principali scenari all'origine del problema. Il primo a dover essere preso in esame riguarda la temperatura del materiale ceramico all'uscita dagli essiccatoi. E qui facciamo subito una piccolissima digressione per ricordare che all'interno degli essiccatoi le piastrelle in verde, che accederanno poi in una fase successiva alla linea di smalteria, contengono ancora un grado di umidità che può oscillare dal 5 al 7% e per questa ragione vengono sottoposte ad un ciclo termico per mezzo di fonti calibrate di aria calda così da ridurre l'umidità residua ad un valore prossimo allo zero, un valore che è strettamente necessario ad evitare problemi durante il ciclo di cottura. Ciò detto, di norma, la temperatura del materiale ceramico all'uscita dagli essiccatoi deve essere relativamente alta. Perché? Questo per permettere alle successive applicazioni a umido, effettuate lungo la linea di smalteria, di perdere il proprio contenuto di acqua per mezzo di un rapido ed appropriato processo di evaporazione. Che cosa significa? Significa in sostanza che le alte temperature del pezzo ceramico coadiuvano meglio le applicazioni a umido, quindi ingobbi, smaltobbi, granigli e smalti, facendo sì che ciascuna di esse possa asciugare in modo opportuno e appropriato prima dell'applicazione successiva, evitando che l'eventuale presenza di residui eccessivi di acqua possano dare origine a punti di miscelazione tra le diverse fasi,
diciamo più volgarmente, tra i diversi strati che vanno un'applicazione dopo l'altra a comporre il corpo ceramico. Dovete in sostanza immaginare la piastrella come una torta fatta di strati che non devono sconfinare gli uni negli altri. Allo stesso modo e allo stesso tempo però va anche detto che se è vero che se la temperatura elevata promuove una corretta evaporazione dell'acqua, è altrettanto vero che occorre mantenere lungo tutta la filiera un'adeguata presenza di umidità, così da garantire una perfetta coesione tra le applicazioni. Stiamo pertanto parlando di un equilibrio molto delicato, che peraltro non è mai costante. Ma cosa succede dunque se la temperatura del corpo ceramico, una volta uscito dall'essiccatoio, non è adeguata o eccessivamente bassa? Una temperatura troppo bassa potrebbe promuovere asciugamenti non uniformi degli smalti o delle graniglie. Questa disomogeneità, diciamo, dell'asciugamento può produrre incorrispondenza dell'interfase, cioè nel punto di contatto tra due strati applicativi, criticità che si concretizzano in post-cottura con varie tipologie di difetti. La presenza di spillature rientra ovviamente all'interno di questa ampia casistica. Ma non potendo per ovvi motivi in questa sede fare un elenco dettagliato dell'ampio ventaglio di cause ed effetti, ci limitiamo a dire, a solo titolo di esempio, che la miscelazione tra le differenti fasi, o strati appunto, e il rilascio anomalo dell'acqua intrappolata all'interno dello smalto durante la fase di cottura, che tende poi a rigonfiare all'interno del pezzo, sono da considerarsi eventi all'ordine del giorno. Quindi, in massima sintesi, alla base del problema c'è una mancanza di coesione tra i vari strati applicativi, prodotta da una non corretta temperatura del pezzo crudo. Vediamo dunque alle azioni correttive che si possono introdurre per prevenire il problema. Aumentare le temperature del corpo ceramico all'uscita dell'essiccatoio sarebbe certamente e evidentemente vantaggioso per la regolazione degli asciugamenti. Tuttavia, procedendo esclusivamente con temperature elevate, il contenuto di acqua potrebbe evaporare troppo rapidamente, dando origine ad asciugamenti altrettanto rapidi e soprattutto incontrollati, che metterebbero a rischio la corretta coesione tra le diverse applicazioni lungo la filiera produttiva. Per questa ragione, l'azione, diciamo così, più intelligente è di additivare lo smalto con appropriati livellanti e/o con additivi capaci di regolare e uniformare i tempi di asciugamento e drenaggio, assicurando in questo modo un buon grado di coesione tra gli strati. Spillature o forellini possono poi emergere anche in presenza di grafiche che contemplano la presenza di vene o, più in generale, di motivi particolarmente ricchi di inchiostro. Perché? L'uso di importanti quantitativi di inchiostro implica, in corrispondenza dell'applicazione, un'alta presenza di materiale organico altobollente, cioè un materiale che non evapora nella prima fase di cottura del forno, avendo bisogno delle temperature più elevate che si sprigionano solo successivamente. Se la copertura superficiale di smalto o graniglia applicata sull'inchiostro dovesse essere a sua volta considerevole, ecco che il problema può emergere. Che cosa succede? Succede che una parte del materiale organico presente nell'inchiostro potrebbe non raggiungere la fase di combustione prima della fusione dello smalto o della graniglia, che abbiamo detto appunto è stata applicata sopra l'inchiostro. La combustione del materiale organico però, continuando anche dopo il processo di fusione dello smalto e dunque non potendo più fuoriuscire dal supporto, produce la formazione di bolle di gas che rimangono, come dire, intrappolate all'interno dello smalto o della graniglia. Le bolle che si sviluppano nella parte superficiale dello smalto, che a questo punto ormai si è vetrificato, nel momento in cui esplodono, danno origine ai fori e alle nostre simpatiche spillature, che vanno poi a danneggiare appunto il materiale ceramico. Perfetto, ottimo. Cosa occorre fare in questi casi? Partendo dal presupposto che, per ovvie ragioni legate alla produttività industriale, non è possibile intervenire modificando il ciclo di cottura, uno dei rimedi più efficaci, benché apparentemente drastici, è la sostituzione
e dunque l'utilizzo di inchiostri a base di solventi caratterizzati da una migliore combustione, cioè contraddistinti da un processo di combustione in grado di eliminare la maggior parte dei gas combusti prima che si inneschi il processo di fusione degli smalti. Tale sostituzione, ovviamente, deve passare anche attraverso un'attenta analisi di laboratorio in modo da parametrare preventivamente le corrette condizioni di quello che poi succederà sulla linea produttiva. Veniamo ora al terzo e ultimo scenario, perlomeno di quelli presi da noi in esame oggi. La spillatura può essere promossa anche da un mancato equilibrio tra i materiali in uso. Che cosa intendiamo dire? Nel nostro caso specifico parliamo delle relazioni tra ingobbio, graniglia e smalto di copertura finale che vengono di norma selezionati in modo ragionato così da creare le migliori condizioni di compatibilità, omogeneità e fusibilità dello smalto durante il processo di cottura. Il problema si evidenzia solitamente durante le prime fasi produttive di un nuovo progetto ceramico, quando, per esempio, si procede con un nuovo settaggio dei materiali. L'incompatibilità a livello chimico tra i materiali selezionati tende a promuovere inevitabilmente diversi tipi di problematiche e difetti in fase applicativa, comprese le nostre spillature. Le azioni da intraprendere dovrebbero in questo caso muoversi parallelamente in due direzioni. Da un lato sarebbe opportuno che il colorificio intervenisse in modo mirato sulle formulazioni di smalti o graniglie, in quanto in alcuni casi la graniglia o lo smalto potrebbero non essere adatti al tipo di tecnologia o al ciclo di cottura utilizzato dal cliente. Dall'altro lato, la revisione dei parametri dovrebbe passare anche attraverso uno studio reologico che consenta di individuare i corretti additivi da utilizzare all'interno delle miscele così da agevolare la migliore applicazione possibile. Aggiungiamo infine che un corretto ciclo di cottura è, in linea generale, una variabile molto importante per la riduzione o l'eliminazione dei problemi di cui abbiamo parlato sino ad ora. Alla luce dei meccanismi che abbiamo esposto, se si ragionasse al di fuori delle logiche di produttività e impatto ambientale, l'azione più semplice da mettere in campo per eliminare il problema potrebbe prevedere un semplice incremento dei tempi di cottura, così da aumentare il tempo di evaporazione, concedere maggiore tempo ai processi di reazione chimica dei materiali inorganici e agevolare il processo di degasazione ed espulsione dell'umidità dagli strati superficiali dello smalto. Tuttavia, il contenimento dei costi e la sempre maggiore e opportuna attenzione alle sfide di natura ambientale spingono giustamente le aziende a ridurre e a compattare il più possibile i tempi di permanenza del materiale ceramico all'interno dei forni. Tale propensione si traduce indirettamente in scelte sempre più sfidanti sul piano dei materiali utilizzati e sul setup della linea produttiva. Questa è la ragione in sostanza per cui un'eventuale modifica del settaggio delle temperature all'interno dei forni viene spesso presa in esame, anche se rimane comprensibilmente una delle ultime azioni di norma intraprese. E con questa impraticabile tentazione anche il settimo episodio del nostro podcast è giunto al proprio termine, per cui, come di consueto, vi ringrazio per aver viaggiato insieme a noi e vi ricordo che chi di voi volesse approfondire l'argomento di oggi può contattarci all'indirizzo email info-news@zimmer-schwarz.com. Per avere invece più informazioni su chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo, dove andiamo e soprattutto perché, basta digitare ceramco.it. Vi ringrazio ancora una volta e brindo a voi tutti spillandomi una bionda media, ovviamente ghiacciata. A presto!